Una legge di bilancio che non vi convince e sulla quale preparate battaglia in Parlamento, su quali temi in particolare? La manovra che è stata presentata presenta degli aspetti che possono essere tra virgolette condivisibili sui temi, ma è veramente poco efficace. E su altri punti addirittura è un'ammazzata per gli italiani. Innanzitutto parliamo di grossi tagli sia strutturali al tema fondamentale della legge bilancio, soprattutto per le regioni, che è quello della sanità. E poi parliamo di una grossa ammazzata per quello che sono invece tutti i dipendenti pubblici dello Stato, quindi molte di quelle che sono le poste a carico dello Stato verranno riversate sulle regioni, e noi abbiamo denunciato il fatto che questo non farà altro che andare a gravare sulla situazione degli enti regionali e locali, ma soprattutto alla fine sulle tasche dei cittadini. L'Europa però continua a dire che la manovra è inadeguata, che bisogna tenere fermi i conti, che ci sarà addirittura bisogno di una manovra aggiuntiva di 3 miliardi e mezzo. Perché? Ma innanzitutto noi abbiamo fatto una considerazione guardando proprio come è stata costruita questa legge. Qui ci sono circa 15 miliardi di proroghe su tassazioni eccetera eccetera, quindi non c'è niente di strutturale, si tratta semplicemente di aver messo a bilancio delle proroghe per il prossimo anno. Quello che rimane, la sostanza, che sono circa 9 miliardi, vanno a coprire un po' tutte quelle che sono le esigenze dello Stato, e ripetiamo, è davvero davvero troppo poco. Posso fare un esempio su tutti: ancora una volta di anno in anno si sta proseguendo con la proroga, ripeto, annuale, ad esempio degli ecobonus, quindi di tutta quella che è la finanza pubblica rivolta al mondo dell'energia sostenibile, delle fonti rinnovabili, eccetera, eccetera. Per noi questo è troppo poco, non si può, su un tema del genere, dove gli italiani, dove i cittadini fanno degli investimenti pluriennali, fare dei rinnovi che invece sono di anno in anno. Quello che abbiamo chiesto fin dall'inizio dell'ingresso del Movimento 5 Stelle in Parlamento è invece che questo ecobonus venisse invece stabilizzato perlomeno per un quinquennio, in maniera da dare un più ampio respiro agli italiani che hanno in mente di fare degli investimenti, ad esempio per le loro case o per le loro aziende. Un altro nodo su cui c'è polemica e divisione tra i sindacati e nella sinistra è il nodo pensioni, dove l'Europa invece insiste, bisogna mantenere la riforma Fornero. Perché? Ma sulle pensioni noi abbiamo aperto una discussione che, ripeto, secondo noi dovrebbe essere allargata a tutto il panorama politico. Lo scenario europeo dice altro, gli altri paesi hanno dei tetti, ad esempio, di limite pensionabile molto più basso dei nostri. Quello che dovremmo aprire è un dibattito ampio sul mondo del lavoro, quindi non parlare soltanto di pensioni, ma parlare anche di come lo Stato in questo momento gestisce la mobilità del lavoro, perché stiamo andando purtroppo verso una fortissima mobilità lavorativa, e questo ovviamente rientra in gioco perché tutte le persone che si trovano ad affrontare l'ultima parte della loro vita lavorativa molto più spesso si trovano o in stato di disoccupazione o in stato di appunto di forte mobilità. Questo non può essere affrontato. Questo tema non può essere affrontato in maniera svincolata dal tema pensioni, perché ci stiamo avvicinando verso un'età pensionabile della pensione sempre più in là nel tempo, e ci si arriva anche in maniera molto difficile per i cittadini, quindi in maniera mobile o addirittura in fase di disoccupazione. Quindi quello che chiediamo è che venga aperto un dibattito complessivo sul mondo del lavoro, e quindi che coinvolga anche il mondo delle pensioni. Veniamo agli scenari politici. Dopo la Sicilia, Ostia, il Movimento 5 Stelle nella cittadina romana, nel municipio romano, vince ma non convince e perde addirittura 34.000 voti rispetto alla passata consultazione. Si riuscirà a recuperare questo assenteismo nello scenario nelle elezioni nazionali? Voi avete autocritiche da fare? Ma sicuramente sì, noi facciamo sempre autocritica, nel senso che bisogna analizzare bene i dati, capire dove abbiamo sbagliato, ma non per un mero conteggio elettorale. Questo noi l'abbiamo sempre detto, non è che stiamo a fare delle discussioni semplicemente per capire dov'è che abbiamo perso e dov'è che abbiamo vinto.
Se c'è un forte astensionismo, i primi che perdono sono i cittadini, perché probabilmente non hanno più fiducia nelle istituzioni, non hanno fiducia nel momento fondamentale democratico di uno Stato, che è quello delle elezioni. Quindi è verso questo atteggiamento che noi dobbiamo andare. Ostia ha ribaltato un po' il risultato delle elezioni siciliane, quindi diciamo viene un po' pareggiato il conto banalmente numerico, ma è importante dire che sia la Sicilia, che sta mostrando tutti i vizi di quella elezione, ma soprattutto Ostia, parliamo di scenari davvero complessi, davvero complicati, in cui anche un movimento come il nostro, il Movimento 5 Stelle, che parla molto di temi, molto anche di visione per il futuro, probabilmente fatica un po', perché la gente è disaffezionata anche al dialogo e anche al dibattito. Io stesso sono stato a fare campagna elettorale in Sicilia, nelle periferie delle città, e non nascondo che è molto difficile intrecciare rapporti con persone che sono state completamente abbandonate dalla politica. Quindi per prima cosa il Movimento 5 Stelle, prima di riportare i temi, quindi di portare le soluzioni, deve riallacciare la fiducia con i cittadini, e questo purtroppo è un compito che ci siamo presi, perché abbiamo visto che nessun'altra forza politica è in grado di farlo.